Buongiorno a tutti. Sento mio dovere indirizzare alle famiglie e agli allievi un caloroso appello per una serena ripresa dell'attività didattica in presenza. Tutti noi, negli anni scorsi, abbiamo patito la cosiddetta didattica a distanza a causa della pandemia che ci ha visti costretti a rimanere nelle nostre abitazioni. Peraltro, tutte le ricerche e i dati invalsi indicano quanto questa modalità sia solo di tipo emergenziale e non sia assolutamente auspicabile per la formazione e preparazione dei nostri allievi, ma anche per il loro equilibrio psicofisico, continuare un percorso scolastico a distanza. C'è necessità assoluta di relazioni, di confronto diretto e immediato, di una prossimità che solo l'attività didattica in aula permette, di un atto educativo quindi pieno e totale, ricco di umanità. Perché tutto ciò avvenga, è importante sconfiggere il Covid-19 e successive varianti, peraltro l'ultima, la variante Delta, assai letale e performante. Rimangono certamente valide le raccomandazioni di sempre: distanziamento sociale, l'uso della mascherina, l'igienizzazione delle mani. Però questo non è sufficiente. Lo vediamo dai dati in ripresa del contagio di questi giorni. Dobbiamo tutti vaccinarci per superare questo momento e tempo di crisi sanitaria e per poter riprendere le nostre attività, la nostra azione scolastica, l'educare in maniera normale, in presenza. Invito pertanto tutte le allieve e gli allievi a vaccinarsi in queste settimane, prima della ripresa dell'attività scolastica. Un dato ci conforta, mi conforta: la maggior parte, in percentuale altissima, degli insegnanti e del personale scolastico ha già provveduto a vaccinarsi. E quindi, lo ripeto, lo sottolineo in maniera estremamente forte, che vaccinarsi è avere consapevolezza civica, è volersi bene ed è volere bene gli altri, per un nostro futuro che sia sempre di più fecondo, ricco e soprattutto foriero di successi e di cose belle. A tutti quanti, buone giornate.